Bene, direi di dare inizio a questa conferenza. Mi hanno redarguito prima, non è l'ultima perché alle 20 c'è un ulteriore spettacolo, questa infatti è l'ultima conferenza, io la intendevo in questo modo. Parleremo di Artico con Marzio Mian, giornalista, scrittore, viaggiatore. Ha scritto, diciamo, per parecchi anni sul Corriere della Sera, un giornale per la RAI. Si è occupato di crollo del comunismo, le guerre dei Balcani, ha seguito 4 campagne presidenziali americane, ha realizzato reportage in 48 paesi nel mondo e da una decina d'anni forse si occupa di Artico, l'ha girato in lungo e in largo, dalla Groenlandia, Alaska, le coste della Russia, Canada, e ha capitalizzato questa esperienza scrivendo questo libro del quale parliamo ora. Ha fondato insieme ad altri giornalisti internazionali una società no profit che si chiama The Arctic Times Project, con sede negli Stati Uniti. E inizierei proprio chiedendogli di dirci qualcosa in più su questo progetto. Buonasera a tutti e grazie dell'ospitalità e complimenti per questa bella iniziativa. Bisogna riparlare della geografia e appunto dimenticata, però la geografia invece continua a produrre mappe, a produrre nuovi territori di indagine, di scoperta, e diciamo l'Artico è sicuramente un playground dove i geografi contemporanei hanno molto lavoro, geografi di ogni tipo, insomma, dal punto di vista umano, economico, geografico, il diritto del mare, eccetera. E, per quanto riguarda questo gruppo che abbiamo messo insieme, un gruppo internazionale di giornalisti, ci siamo qualche anno fa resi conto che si stavano sovrapponendo delle varie crisi, no? C'era la crisi dell'editoria, la crisi dei giornali, dell'editoria classica, tradizionale, che non è più in grado di raccontare il mondo perché mancano i fondi, ci sono delle priorità, eccetera. E quindi la crisi del giornalismo tradizionale, la crisi climatica, che produce diciamo nuove realtà che non vengono raccontate. E un territorio come quello, una regione come quella dell'Artico è stata negli ultimi anni raccontata per lo più dagli scienziati, dalla geopolitica, eccetera, più o meno a tavolino, anche se poi molti scienziati ci vanno nell'Artico, eccetera, però mancava un racconto giornalistico, una divulgazione del contemporaneo nell'Artico sul campo. E quindi ci siamo organizzati, insomma, anche con dei finanziatori, eccetera, abbiamo messo insieme questo gruppo e anche inventando un nuovo modo di fare giornalismo, adeguandoci al territorio dove andiamo, e cioè quello delle spedizioni. Facciamo delle spedizioni giornalistiche, come esistono le spedizioni scientifiche, quindi si collabora, non siamo in competizione, ma lavoriamo per lo stesso o con lo stesso obiettivo, facciamo le interviste insieme, produciamo insieme, eccetera.
anche se proveniamo da diversi paesi, da diverse formazioni anche giornalistiche, eccetera. Una grandissima esperienza, davvero. Siamo stati celebrati anche dal Lehman Lab di Harvard, come proprio anche come formula di racconto giornalistico, eccetera. Adesso stiamo organizzando con grande difficoltà un lavoro molto grosso nel Far East dell'Artico russo, e molto complicato dal punto di vista del permessi, perché noi lavoriamo in quanto giornalisti, non troviamo altri escamotage, e quelle aree sono molto sensibili, non ci va nessuno, eccetera, perché appunto sì, sono aree militari molto sensibili dal punto di vista della sicurezza per la Russia, e sono i luoghi dove la Russia sta investendo tutto, insomma, è il diciamo la polizza sulla vita per la Russia, l'Artico, e quindi poi magari vi racconterò anche le ultime cose che stanno avvenendo nell'Artico russo. Ecco, quindi lavoriamo in equipe e produciamo poi nei rispettivi paesi, e appunto poi pubblichiamo anche in contemporanea. È accaduto ad esempio con un'inchiesta molto grossa che abbiamo fatto in Groenlandia su una miniera di uranio cinese in Groenlandia, e siamo usciti nello stesso giorno sul Washington Post, sul Guardian, sul Corriere della Sera. E quindi insomma è anche un'esperienza giornalistica eccezionale, insomma. Diciamo, leggendo la tua biografia mi veniva una domanda un pochino più così da gossip, no? Perché dice nella tua biografia che da vice direttore della Io Donna del Corriere della Sera ha intervistato molte delle donne più potenti del mondo. Dici qualche nome? Insomma, da Hillary Clinton a Michelle Bachelet, alla Merkel, alla Ellen Johnson, a tante altre, insomma, sì, insomma, la Seconde Royale, poi no, adesso non vedo, insomma, sì, insomma, poi è interessante raccontare il potere dalla parte delle donne, perché a volte viene anche, diciamo, mitizzato il potere al femminile, invece a me piace anche smitizzarlo, e ho anche raccontato come esiste il populismo al femminile, no? Ecco, il potere al femminile non è assolutamente il buono, bello, giusto, eccetera. Siamo tutti umani, e quindi il potere è il potere. Tu dici che nell'Artico il valore del petrolio e del gas custodito nell'Artico è qualcosa come 18 trilioni di dollari. Adesso soltanto la cifra uno già non riesce a capire, però grosso modo... L'equivalente dell'economia americana. Esatto, è l'equivalente dell'America, di quello che vale la capitalizzazione dell'industria americana. No? Quindi stiamo parlando di qualcosa di enorme, no? Tu dici che l'Artico custodisce il 40% delle riserve mondiali di combustibile fossile e il 30% di tutte le riserve naturali, tra cui l'uranio, le terre rare, che sono quelle che servono per fare i componenti, i microprocessori, le memorie, eccetera, per tutti i nostri attrezzi elettronici. E la prima domanda che mi viene è: ma a chi appartengono questi 18 triliardi di roba? No? Cioè, l'Artico, che cos'è l'Artico? Puoi far partire la mappa, per favore? Cioè, è l'oceano Artico, è la calotta polare, comprende anche le isole che stanno all'interno di questo contesto, le Svalbard piuttosto che le isole russe, le coste, no? Vediamo se riusciamo a darne una definizione un pochino più, anche perché ci serve per introdurre poi il tema geopolitico, visto che queste ricchezze qualcuno se le vuole comunque in qualche modo accaparrare. Ecco, questa è la mappa vista ovviamente dal Polo Nord, no? Sì, la prospettiva del pianeta vista da nord è una prospettiva che conoscevano, frequentavano, insomma,
gli esperti, gli esploratori, gli scienziati, eccetera, fino a una decina d'anni fa. Adesso questa mappa, questo planisfero è di uso comune. Questa parte del mondo, del pianeta, che, come dico io, era quasi la Luna, no? Era quasi un pianeta dietro casa, no? E adesso sta diventando invece centrale per la geopolitica e per la storia dell'umanità, prossima avventura. Cioè, il grande nord è il destino dell'umanità, poi vi dirò perché, insomma, è anche intuibile. Però ecco, pensavo qui di leggere quello che io ho scritto, appunto, rispetto a che cos'è, no, l'Artico. Dico, per i geografi comincia con una linea nella mappa, il circolo polare, latitudine 66 gradi 33 primi 39 secondi. Per i climatologi l'Artico è un'area definita dalla temperatura. Per i biologi è il modo di descrivere un ecosistema. Per chi si occupa di geopolitica è una regione che si estende molto più a sud del circolo polare, delimitata dalle ambizioni degli stati di rivendicare un ruolo artico, come nel caso della Cina, di Singapore, dell'Australia, ma anche dell'Italia. L'Artico, però, prima di tutto è un'idea, per lo più sbagliata, perché non è vero che sia disabitato e non è vero che sia immutabile e fuori dal tempo. Un'idea che nasce dal bisogno d'altrove, dalla speranza che vi sia infine un luogo diverso, dalla speranza che vi sia una possibilità di fuga dal contemporaneo, un'ultima Thule al riparo dall'autismo corale della società tecnologica. Ci piacerebbe che esistesse un luogo così, senza storia, dove le cose sono sempre state come sono, una parte del pianeta ibernata in un'immacolata primordiale purezza. Ecco, insomma, questa idea ormai viene, si infrange e infranta dalla realtà, che è quella imposta dal cambiamento climatico, ovviamente, sottinteso, il nostro discorso parte da quello. Qui stiamo parlando appunto di un mondo, un nuovo mondo, anzi un nuovo mondo, perché è una nuova scoperta dell'America, in sostanza, è la stessa cosa, no? È l'ultima regione sconosciuta che si apre nel pianeta, tutta da scoprire, da colonizzare, da sfruttare, perché l'uomo sfrutta le occasioni. Il cambiamento climatico per l'uomo è un'occasione da sfruttare. E lo è sempre stato, lo è sempre stato da millenni, da quando esiste l'Homo sapiens, approfitta dei cambiamenti climatici e dalle nuove situazioni, dai problemi trae delle diciamo delle occasioni e quindi questo a causa del cambiamento climatico emerge praticamente come un'Atlantide d'acqua, emerge un nuovo oceano grande più o meno come il Mediterraneo. Quindi un nuovo mare, un nuovo mondo che si apre, ricchissimo, come ho detto, di tutto. E dicevo, non è disabitato perché nell'Artico vivono circa 4 milioni di persone, e anche se forse Trump non lo sa, perché in Groenlandia ci sono comunque 53.000 persone, lui vorrebbe comprarseli, così, insomma, come fossimo ai tempi della schiavitù. E per cui
si apre una corsa alla conquista di queste ricchezze. È una corsa che è già in atto, non è che stiamo parlando del futuro. Di chi è questa roba? Questa roba è naturalmente delle nazioni artiche, degli Stati Uniti con l'Alaska, del Canada, della Danimarca, della Groenlandia, ma in sostanza della Danimarca, perché la Groenlandia è tuttora territorio del Regno di Danimarca, anzi rappresenta il 98% del Regno di Danimarca, la Norvegia, la Russia. Ecco, queste nazioni ovviamente hanno dei diritti rispetto alle leggi internazionali che consentono lo sfruttamento entro le 200 miglia marine, oppure ulteriormente se si riesce a dimostrare la continuità della piattaforma continentale, e quindi però sono tutte pratiche aperte, diciamo, compresa la rivendicazione del Polo Nord. Russia, Canada e Groenlandia, cioè Danimarca, hanno già avviato delle pratiche, diciamo, dei dossier presso l'ONU per dimostrare il proprio diritto rispetto al Polo Nord. E questo è anche un argomento enorme, no? Anche affascinante, se vogliamo, perché il Polo Nord è un luogo senza spazio e senza tempo, no? Perché è mare, ed è anche un luogo dove non esiste il tempo, perché tutte le fasce orarie passano dal Polo Nord, e dal Polo Nord non esiste il Nord, no? Cioè è anche dal punto di vista geofilosofico molto interessante. Però questo vi dà l'idea di qual è la posta in gioco, perché sotto il Polo Nord, e cioè lungo una fascia della sottomarina del Limonosov, pare che esista il più grande bacino petrolifero di tutta l'area artica. Però stiamo parlando in questo caso di contese che verranno. Ci sono le contese che già esistono. E se appunto ci sono le leggi, ci sono delle leggi internazionali che autorizzano lo sfruttamento entro certi limiti, eccetera. Però, ad esempio, di chi è questo mare di cui vi parlavo prima, no? Cioè il mare, cioè entro la fascia internazionale, di acque internazionali, tutte assolutamente nuove, inedite. Lì le leggi del mare sono assolutamente inadeguate e anacronistiche, perché quando sono state, cioè l'ultima diciamo aggiornamento internazionale sulla legge del mare risale all'1982, e non era ancora concepibile il fatto che un giorno, pochi decenni dopo, si sarebbe verificato questa novità dal punto di vista geografico e geopolitico, e cioè sull'esistenza di un nuovo mare a causa dello scioglimento dei ghiacci. E una delle grandi contese in questo caso è sicuramente quella della pesca. La pesca, il pesce nella storia dell'umanità ha dato inizio a grandi guerre, a grandi scontri, perché è un bene prezioso. Oggi è il bene più richiesto al mondo, è la proteina più richiesta al mondo, soprattutto in Asia. Ecco, chi impedirà alle grandi navi fabbrica cinesi, coreane, giapponesi, eccetera, di sfruttare
quelle acque dal punto di vista della pesca. La Cina ha già detto, interrompimi se vado lungo, la Cina ha già detto che l'Artico è il suo frigorifero, è la propria, è la banca delle proteine per la Cina, per il futuro. Voi sapete, avrete sentito che anche il pesce si sta spostando sempre più verso nord in cerca di acque più fredde, perché l'oceano si sta riscaldando, anche l'oceano Atlantico del nord eccetera, si sta riscaldando il doppio rispetto al resto del pianeta, quindi anche specie preziose, pregiate, stanno salendo verso nord, verso queste acque sconosciute allo stesso pesce. C'è chi, io ho fatto un viaggio recentemente con la guardia costiera norvegese nel mare di Barents, e proprio il comandante della guardia costiera mi diceva che loro stessi scienziati non sanno che cosa accade a questo pesce che raggiunge latitudini addirittura non mappate dal punto di vista del seabed, no? del fondo marino. Non si sa quanto è profondo quel mare, quanto sia ricco di plancton, eccetera, se il pesce lì possa riprodursi. Potrebbe anche essere un grande suicidio. Pensate che per la Norvegia il merluzzo è la seconda fonte di ricchezza dopo il petrolio. Loro dicono in cod we trust, no? Perché è veramente un dio per loro il merluzzo. E, ecco che un tipo molto pregiato di merluzzo, proprio il merluzzo artico, si sta spostando verso nord-est, verso un'area assolutamente sconosciuta ai biologi, eccetera. Ecco che appunto dici di chi è, no, l'Artico. L'Artico è sicuramente delle nazioni artiche, però è anche aperto ai nuovi poteri internazionali come la Cina, che si definisce un paese quasi artico, questa formula veramente molto, molto così, insomma, interpretabile in vari modi, che comunque la Cina è il protagonista, secondo me, in questo momento nell'Artico, da molti punti di vista, ecco. Sia come minaccia che come sintomo della travolgente trasformazione che sta affrontando quella regione. A questo punto, diciamo, visto che siamo passati alla geopolitica, poi magari torniamo sui temi climatici che tu affronti nella prima parte del tuo libro, però una domanda mi sorge spontanea. Come può pensare la Cina, visto che non ha regioni confinanti con l'Artico e visto che ci deve passare attraverso lo stretto di Bering, stretto tra la Russia e gli Stati Uniti, cioè il competitor che ha a livello internazionale, come può pensare di accaparrarsi le risorse dell'Artico nel momento in cui ci dovessero essere dei problemi, dei conflitti o comunque diciamo delle difficoltà, la Cina sarebbe inibita a poter entrare nell'Artico? No, la Cina già sta sfruttando l'Artico più di chiunque altro, e lo stretto di Bering, che appunto, come dicevo, se l'Artico era un po' la luna o il pianeta dietro casa, lo stretto di Bering era un po' le colonne d'Ercole del mondo del nord, no? Gli Inuit lo chiamano la cruna del lago, no? Ecco, attraverso questa cruna del lago è appunto la porta d'ingresso verso l'Artico, ed è la rotta più frequentata i transiti dei mercantili, insomma, del marittimi attraverso lo stretto di Bering stanno aumentando del 40-45% ogni anno. È
è ormai un mare, uno stretto trafficatissimo. Perché la Cina è interessata all'Artico? È molto semplice, perché la Cina è, ha il monopolio mondiale dei traffici marittimi commerciali. Il 90% del traffico marittimo commerciale è nelle mani cinesi. E la rotta classica, diciamo, del transito Asia-Occidente è quello attraverso Suez e sono circa 12.000 miglia marittime, e con vari rischi. Adesso si sente un po' meno parlare dei pirati, ad esempio, però insomma, però ad esempio lo stretto di Malacca è una delle aree ritenute geopoliticamente più fragili, più delicate. Se accade qualcosa nello stretto di Malacca, diciamo con gli Stati Uniti, una crisi, eccetera, diciamo questa rotta è assolutamente bloccata. Attraverso l'Artico, e cioè attraverso il cosiddetto passaggio, il vecchio passaggio di nord-est, adesso chiamato la The Northern Sea Route, che costeggia la Russia per 6-7.000 chilometri. Sì, per 6-7.000 chilometri, il percorso si riduce della metà, più o meno. Sono circa 6.000 miglia marittime. Quindi è la scorciatoia naturale della globalizzazione. Ma siccome questa rotta costeggia la Russia e quindi è soggetta anche a possibili crisi contenziosi, eccetera, perché adesso la Cina è il partner privilegiato della Russia nello sviluppo dell'Artico per convenienza della Russia, perché con le sanzioni occidentali alla Russia sono venuti meno i finanziamenti per sviluppare, diciamo, le infrastrutture dell'Artico. Parlo soprattutto dei porti. La Russia ha costruito 12 porti in 10 anni e la Cina è stata il partner, diciamo, normale. La Russia si è guardata a Oriente per trovare dei capitali. Ma ecco che questo percorso lungo la Russia potrebbe avere, diciamo, degli incidenti di percorso, appunto. E la Cina sta già lavorando per una via transpolare, che è quella che vediamo, che ridurrebbe il percorso di 2/3. E siccome l'unità di misura di potenza artica è quella dei rompighiaccio, no? degli icebreakers nucleari. E gli Stati Uniti sono in possesso di due rompighiaccio e mezzo, diciamo, perché uno è fuori uso. La Russia ne ha 43. La Cina sta costruendo il sesto rompighiaccio nucleare. Rompighiaccio in grado di attraversare il polo nord anche d'inverno, 5-6 metri di spessore, diciamo, in media di ghiaccio. E il terminal di questa via transpolare è la Groenlandia e l'Islanda, e quindi ecco che la Groenlandia, al di là di altre ragioni di cui magari parleremo brevemente, è assolutamente il nuovo Artico che è più interessante per la Cina. Difatti stanno investendo enormemente in ogni settore e sono diventati, appunto, per il governo Inuit, la Cina è diventata la potenza privilegiata che può emancipare definitivamente gli Inuit, il governo Inuit della Groenlandia, dalla,
dalla Danimarca, cioè del sussidio annuale di circa 600 milioni di euro che la Danimarca, con la quale la Danimarca finanzia il welfare groenlandese, e in sostanza è ciò che tiene ancora legato la Danimarca alla Groenlandia. Ma ecco che con accordi molto forti, sostanziosi con la Cina, la Groenlandia intende diciamo completare il proprio percorso verso l'indipendenza. La Groenlandia è una nazione indipendente, ma non è ancora uno Stato-nazione. Politica estera, difesa, eccetera, sono ancora appannaggio di Copenaghen. E, però ecco che questo, diciamo, mettendo in gioco le proprie ricchezze, enormi ricchezze, le proprie miniere, le proprie risorse, la Groenlandia ha la possibilità di avere il proprio ticket for liberty, insomma, come si dice, ed ecco che qui entra in campo gli Stati Uniti, ed entra Trump, perché nonostante ciò che io abbia detto prima, l'uscita di Trump non è stata così una boutade, è una cosa molto più seria. Abbandoniamo un attimo i temi geopolitici, volevo un attimo entrare sui temi legati al cambiamento climatico. Volevo leggere alcune delle cose che tu scrivi e che io trovo assolutamente terrificanti. Tu dici che ogni anno, dal 2011, in Groenlandia scompaiono l'equivalente di 400 milioni di piscine olimpioniche di ghiaccio. Il numero è in miliardi di tonnellate, c'è, però devo dire poco significativo. Poi dice un'altra cosa che invece mi ha colpito molto. C'è un ghiacciaio che si chiama Jakob Saab, non so, penso che sia danese, no, con la lingua, quindi sarà senz'altro sbagliata la pronuncia, però e penso che sia uno dei più significativi. Tu dici che si sta ritirando alla velocità di 2 metri all'ora, cioè 48 metri in un giorno, nel senso che se sto attento lo vedo che diminuisce, no? Poi dici che lo scioglimento dei due ghiacciai più grandi della Groenlandia è in grado di rialzare i mari di oltre un metro. Se invece si dovesse sciogliere l'intera Groenlandia, i mari salirebbero di 8 metri. Poi dici che nello stretto di Bering il ghiaccio si rompe 2 mesi prima solo rispetto a 5 anni fa. Poi adesso ce ne sono tante le cose che dici, però ad esempio una delle cose più terrificanti di cui parli è che lo scioglimento del permafrost, che è quello strato di ghiaccio che non è soltanto di ghiaccio ma è pieno di materie organiche eccetera, libererebbe un'atmosfera 3.700 e 1.800 miliardi di tonnellate di gas serra, il che significherebbe in sostanza rendere il pianeta inabitabile. Allora, leggendo queste cose qui fa veramente paura, no? Sono cose che tu hai raccolto da osservatori, scienziati, insomma, visto che hai girato parecchio. Quello che io però non ho capito è fino a che punto mi devo preoccupare, no? E adesso non ti chiedo di farlo scienziato, perché vedo che il tuo mestiere è un altro, ovviamente, esatto. No, però il tuo livello di terrore a che punto è? No, io non sono terrorizzato, anzi sono terrorizzato dal catastrofismo che vedo in giro, no? Perché col catastrofismo non si va da nessuna parte, no? E c'è molta ipocrisia anche nel catastrofismo che si fa, è anche un modo per coprire altre battaglie che la politica non è in grado di combattere, battaglie molto più, diciamo, che avrebbero un impatto, diciamo, più immediato, ecco, sulle popolazioni, invece, insomma, sempre